l'Elettrotech è nata nel 77, vi dicevo il 4 ottobre del 77, dall'idea di mio marito, che era all'epoca un progettista molto giovane che era abituato a fornire soluzioni per grandi impianti aerodinamici o pneumatici sempre lubrificati in modo che tutto funzionasse perfettamente. È nata l'idea di monitorare la pressione, oltre che il livello, la temperatura, l'olio, il passaggio di un fluido, anche la pressione. Nel tempo, ovviamente, all'inizio si è cercato di fare un po' di tutto, a seconda di quelle che erano le richieste dei clienti, a seconda di quello che questi benedetti serbatoi richiedevano. Poi nel tempo si è incominciata con una produzione specializzata e quindi con le tre linee che essenzialmente vedete oggi. Cosa succede? Improvvisamente manca il fondatore, che è mio marito, e io mi trovo alla guida di questa azienda. Va detto che io vengo da un'esperienza mia autonoma di 22 anni come dipendente in grandi aziende che mi hanno insegnato moltissimo, anche perché il livello in cui mi sono mossa era un livello molto buono e di conseguenza sono riuscita anche a vedere la gestione dell'azienda nella sua complessità. Avevo però una visione dell'azienda, diciamo così, molto filosofica per certi versi, nel senso che non ero molto pratica nelle mie cose. E infatti quando in famiglia mi hanno chiesto di venire a lavorare in questa azienda, la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare in Bocconi, fare questo corso COSVIM con il professor Corbetta, che è stato di fondamentale importanza, che raccomanderei a tutti gli imprenditori che hanno dei figli da inserire in azienda. Devo dire che i primi 6 o 7 anni mi hanno visto la guida da sola, in un delirio di onnipotenza che mi aveva colto, anche in grande entusiasmo, faccio di sopra. Poi mi sono resa conto, proprio in questi pensieri che ogni tanto facevano capolino alla mia mente, che era necessario dare all'azienda solidità e stabilità. Per cui mi sono messa alla ricerca di un direttore generale, una persona solida che dica: no, forse stiamo prendendo qualche cantonata, forse è meglio andare da questa parte piuttosto che da quell'altra. Io ho identificato nell'ingegner Colombo, che è il nostro direttore generale, una persona che poteva essere un valido partner, che diventasse, come dire, un ammortizzatore in un passaggio così delicato come può essere poi quello del passaggio generazionale. Il passaggio generazionale è sempre un momento molto delicato all'azienda. Innanzitutto bisognerebbe dire che l'imprenditore può essere stato bravissimo nel suo tempo, più che bravo, una meraviglia, ma non è detto che i figli siano quelli che abbiano tutti i numeri sufficienti per continuare con l'azienda in questo contesto, perché non dimentichiamo che tutte le nostre aziende sono nate, parliamo di 40 anni fa, 39 anni fa, 50 anni fa. Bisogna esercitare avere un profondo senso di autocritica e però essere in questo profondo senso di autocritica anche avere, come dire, l'umiltà di fare qualche passo indietro e soprattutto farsi aiutare da persone che siano competenti. Tutte le tensioni dell'azienda si portano poi in famiglia, quindi questo è un altro degli aspetti che possono diventare estremamente critici. Due fratelli che litigano, contrapposizione padre figlio, madre che si mette con la figlia, molto spesso si perde di vista l'aspetto che è più importante, che è che l'azienda deve continuare a stare in piedi, anche perché l'azienda non è un ente a sé stante. Qui ci sono, nel caso nostro, una trentina di stipendi, poi c'è l'indotto, poi ci sono i mercati esteri. Di conseguenza sono tutte famiglie che traggono il loro profitto dal lavoro che svolgono insieme a noi.